Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare un po' di tutto, e accendo la telecamera, sono sincero anche per fare tanti video, perché mi piace fare video, perché così voi youtuber lo sapete che dovete accendere la telecamera un giorno, tutti i giorni, fare un video, due al giorno se si può, quindi è inutile che ci prendiamo in giro perché sono sincero, lo facciamo tutti per le visualizzazioni, per forza è così. Cioè, la sincerità purtroppo viene presa male, ma è per tutti così, diciamo, cioè, non ci prendiamo in giro, quindi bisogna dire questo. E comunque a me piace fare video, ripeto, l'ho detto anche l'altra volta, e faccio un po' di tutto, dei quadri, da video di gameplay, come posso, perché ho anche un'età che non sono più un bimbo minchia. Come tutti quelli che sono, cioè tutti, non tutti, però tanti che poi sono tutti, poi ragazzi scusate, io ve lo dico, siete tutti uguali, cioè salutate tutti nel modo uguale, cioè appena entro, bella a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, è bella, ma bella cosa, bella ciao a tutti, boh, basta, bella a tutti ragazzi, e oggi questo è il mio video, tutto veloce, io sarò lento perché anch'io sono abituato a fare una vecchia generazione. E dove parlo magari e dico faccio e pause e faccio sono lento e quindi posso capire che ragazzi vogliono tutto veloce, ciao a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi, oggi siamo nel nuovo video, lo so però siete tutti uguali ragazzi, siete tutti uguali, io ogni tanto vado a vedere così per curiosità, per vedere anche tanti che sono bravi, hanno tante visualizzazioni, però siete un po' tutti uguali, cioè mi avete rotto le palle. Salutate un po' la vostra maniera normale, ma non costruiti, cioè. Bella a tutti ragazzi, ciao a tutti, oggi in questo nuovo video vi farò sentire. Guarda. Vabbè, va. Scusate se mi. Non è che mi arrabbio, però vedo un po' tutti uguali, mi dà un po' fastidio. Comunque ognuno può fare il suo, sono bravi, alcuni sono in gamba, tante visualizzazioni. Niente, voglio parlare un po' di tutto, dai videogiochi, la politica, tutto, perché mi piace fare un video dedicato a una sola cosa, mi piace parlare, poi andare avanti, e quindi mi piace fare queste cose qui, fare video, ci impiego del tempo, quindi voglio dire un'altra cosa che ieri mi sono dimenticato in un video precedente di dire, è comunque quella di ribadire che ci pagano troppo poco, noi youtuber piccoli, medi piccoli, vabbè, io non sono neanche medio perché ho neanche 2000 iscritti, quindi per il momento. Quindi sono un youtuber piccolo, però dovrebbero pagarci un po' di più perché se io ci impiego del tempo su YouTube, ci impiego delle ore al giorno, è come se io lavorassi, cioè non come se lavorassi, lavoro, però questo lavoro non è pari a un lavoro tradizionale, tra virgolette. Do un lavoro tradizionale, comunque guadagni magari sulle 1200, ora dico una cifra così 1200 al mese, però sono sempre sulle, più o meno sulle 40 euro al giorno, però YouTube non mi puoi dare 1 euro lordo ogni 1000 visualizzazioni, perché non va bene, perché sono degli stronzi, perché se le aziende pubblicità pagano fior fior di soldi a Google, YouTube e a noi ci danno solo quelle cifre, capisci che mi girano, non va bene. Non è che lo dico perché voglio rosicare, perché quelli bravi sono bravi, poi hanno le loro tasse, io per il momento tasse non ne pago assolutamente perché io se non guadagno almeno 5.000 euro l'anno se ne vanno a fare in culo, venite pure a chiedermi, ma non vi do proprio, ma zero proprio. Quindi se non faccio quelle cifre lì di 5.000 euro l'anno, io tasse non me ne pago e mi danno già troppo poco, quindi pago già la tassa sui programmi che vendo al sito. E poi la YouTube partner si trattiene già la cifra, io non vi do una cifra, non mi interessa. Poi se raggiungo, ripeto, i 5.000 euro annue, allora ovviamente mi dovrò dare da fare anch'io purtroppo con queste tasse, a meno che non cambio paese, di non so come sia la storia. Però ripeto, è troppo poco, perché se io ci impiego, ripeto, delle ore al giorno tra gameplay, caricare video, farli, editarli, oppure vado in esterna col cavalletto con una videocamera come questa e poi mi pagano quelle cifre lì. Siete dei pezzi di merda, cioè, purtroppo è così. Bisogna dire le cose come stanno.
Poi niente, voglio parlare un po' di politica, voglio parlare un po' di nuovo di Zeb che mi è simpatico, mi fa ridere, anche se tante cose non piacevano, però è forte. E parlerò adesso un po' di politica. Niente, io voto 5 Stelle, ve lo dico chiaramente. Poi ci saranno altri che diranno, no, ma sai, io voto Berlusca, voto Salvini, vota un po' quello che vuoi, ovviamente ognuno è libero di votare quello che gli pare. Però il problema è che è da 25 anni che ci stanno prendendo per il culo sia PD che Forza Italia e Berlusca e tutti gli altri e la gente comunque continua a votarli. Io comunque non metto la mano sul fuoco a nessun politico, nessuno, perché ho votato 5 Stelle, però non è che dico, ah, siete i miei idoli, come tutti che si esaltano, perché io non mi esalto finché, ma neanche dopo, però finché non vedo le cose come stanno, fatte. No, parlate. Le cose parlate è un conto, le cose fatte è un altro. Io, siccome dal 1987 che vado a votare e non ho mai visto cambiare in favore al cittadino, non ho mai visto un cambiare le cose in favore al cittadino come si deve, in un paese come si deve, fare un paese come si deve, non l'ho mai visto fare. Ci hanno sempre preso in giro da una parte e dall'altra. Ogni anno elezione, ogni 3 anni. Da una parte, dall'altra, promesse mai mantenute, falso 1, falso 2, falso. Basta, basta, basta. Il paese si fa, ci sono elezioni, si fa subito e si fa come si deve, una volta per tutte. No, che io ogni 3 anni vado lì a farmi prendere per il culo. Ma che cacchio è? Ma ragazzi, si fa subito. Un paese serio come la Svezia, la Finlandia, come altri paesi del nord Europa, non lo vogliono fare perché. Perché io per creare complotti per quel motivo lì, siamo sempre lì, mafia, mafia Stato, altre forze dall'America, chiaro. Ci sono altre forze, perché se no non si spiega altrimenti. Ci sono delle mafie esterne dall'Europa, dall'America, che comandano l'Europa. Vabbè, io ho le mie idee, quindi non le sto a dire. Però è chiaro che è così, perché se, è un paese dove le tasse sono altissime e nessuno interviene, fa finta di intervenire. Fanno schifo, l'immigrazione incontrollata, nessuno interviene, chissà come mai. Ma non voglio dire altro perché sennò poi mi diciamo. Vabbè. Quindi ho votato 5 Stelle, ma capisco che poi spero che non li fermano, perché spero che possano fare quello che hanno promesso. Non è solo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è giusto, ma non è. Io non ho votato solo per quello, come credo tanti altri, spero. Poi non è come sembra, che cioè tu non è che guadagni i soldi, non fai una cifra 8 giorni, stai lì. A parte che anche così non sarebbe neanche, non sarebbe neanche sbagliato, un minimo, perché una persona non la puoi far morire. Ad esempio io faccio il pittore, nessuno mi dà soldi. Io faccio il pittore autodidatta, nessuno mi dà soldi. Non ho partita io, non sono in regola, ma perché non guadagno niente, non è più considerato un mestiere, purtroppo. E siamo nel paese dell'arte, perché l'Italia è al 40% di arte mondiale e noi pittori siamo trattati come delle merde. Poi è chiaro che poi la pittura ha sdoganato tanti imbecilli dove pasticciano e si creano dei pittori. Ci dovrebbe essere una commissione dove regola chi è veramente considerato un pittore, posso anche non rientrare nella categoria. Però deve essere tutelato e deve prendere un minimo fisso. Ragazzi, ma non è giusta, perché in Finlandia mi sembra che l'hanno già adottata, forse un po' diversa da qua. Poi non è che qui, ripeto, non è che qui tirano i soldi senza fare una cippa. Se rifiuti poi il terzo lavoro non te lo danno più, giustamente. Poi comunque ci dovrebbe essere, perché regoli bene l'economia, comunque tu acquisti, cioè per mangiare, compri, un affitto comunque lo paghi, cioè ci dovrebbe essere un minimo, non va bene che non ci sia niente per nessuno, non va bene. Se uno non ha soldi muore lì, di fame, di freddo, non mi va assolutamente bene. Poi chiaramente non è che devi dare la villa, però un minimo per vivere, un minimo. Per forza, cioè, è giusto che sia, però io non l'ho votato solo per quello, io l'ho votato per altri, questo, ma anche altri motivi, ovviamente. Poi tutti quelli che vanno al comune a informarsi subito, che levano subito il reddito, cioè, ma sono degli imbecilli, a parte che lo devono ancora attuare. Ce n'era una, ma non era attuata bene, faceva schifo. Però
Però le 5 stelle dovranno attuarla, non si sa, poi se lo faranno meno, poi bisogna vedere. Io non metto mai le mani sul fuoco, non dico, oh, sono i miei idoli, sono in gamba, sono stati bravi perché tramite Grillo, e meno male c'era lui che si è un po' ribellato a queste due forze, ruba uno, ruba l'altro, PD e PDL, ruba uno e ruba l'altro, cioè, volete farli prendere per il culo da sta gente qui, e Sgarbi si prende vitalizio, poi dice capra, 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 taci, taci, e c'è. Si prende un sacco di soldi vitalizio, lui e tutti gli altri. Cioè, loro stanno zitti, sta gente qui. Quello che intanto mi arrabbio su Facebook. Vabbè. E quindi, niente, speriamo bene che facciano qualcosa. Non ci metto mai la mano sul fuoco, ripeto, perché nessun politico ci metto mai la mano sul fuoco. Speriamo bene, perché veramente se no, in questo paese c'era solo da scappare. I giovani, voi giovani vi dico sempre, ragazzi, se sapete l'inglese, spagnolo, se avete un minimo di possibilità di andarsene, di andarvene via da questo paese, fatelo, sperando che ora con i 5 Stelle cambi in meglio, ma non ci mettono la mano sul fuoco. Quindi li ho votati anche per altri motivi, le tasse, sperando che le abbassino, perché veramente non se ne può più, uno può pagare così tante tasse, non va bene, assolutamente. Poi altri motivi, spero nella sicurezza, anche se l'emigrazione, quelle cose lì, voglio sperare, ecco, speriamo bene. Per quanto riguarda gli youtuber, niente, Zeb, vabbè, ogni tanto ne parlo spesso, gli faccio anche pubblicità, ma lo faccio anche volentieri, che in gamba, poi ci sono anche altri, però a me ha fatto molto ridere, veramente i suoi video, mi ha divertito parecchio quando l'ho visto la prima volta l'anno scorso. Io quel video dove diceva volevi io ero lì che la prima volta che l'ho visto stavo prendendo appunti veramente con il blocco note per sapere che scheda aveva, proprio detto questa è in gamba, tanti iscritti, io siccome ero insomma da poco che ci sto dando dentro un pochino, e ho detto questo qua è bravo, voglio vedere che scheda ha. Mi stavo informando e ho fatto questo video che tutti l'avete già visto, famoso ovviamente, e io ero lì. Ha iniziato col video così, ragazzi. Oggi vi dirò la mia scheda video e tutte le caratteristiche tecniche del mio computer. Allora, come scheda grafica, io ero già lì che stavo scrivendo, cioè ero lì che ero in forma. Poi, dopo un po', io, volevi, non se l'aspettava. Infatti, io non me l'aspettavo. Cioè, però mi sono piegato dalla risata perché poi lui faceva riferimento alla categoria probabilmente di bimbi minchia, le ragazzine più giovani di lui, che credo, perché avevo una certa età, ovviamente non mi sono sentito chiamato in caso perché mi faceva ridere, però anche io ero lì e ho detto questa, e mi ha fatto piegare dalla risata, io ridevo come un pazzo, ma poi anche l'altro video faceva a fare del tifoso lì quando diceva al padre di famiglia, ma me ne frega proprio un cazzo. Io pago l'abbonamento, voglio vedere il pallone che entra in porta. E io lì ero piegato dalla risata. Ero lì alle 2 del mattino, mi ricordo con questo video qua, con questo che è incredibile. Io ridevo un pazzo, vedo questo qua mi scrivo subito. Poi mi era un po' scaduto quando ho visto alcuni video che bannava, cioè, buttava un po' fuori gli altri dal suo server dei giochi, lì non mi è piaciuto tanto. Però poi mi faceva ridere quando ballavo tutto così con gli occhiali, cioè, ma con gli occhiali non li voglio comprare se li trovo. Però io chiaramente alla mia età, ho 20 anni più di lui, ovviamente non è che mi posso mettergli a fare tanto lo scemo, però se può servire anche per le visualizzazioni di YouTube lo farei anche. Se, sinceramente, perché YouTube, ripeto, è una cosa che mi piace, è una cosa che ho scoperto tardi perché sono iscritto dal 2007, però l'ho lasciato lì per 8 anni perché non ci credevo, ho fatto due video, mi sembra così, sulle magliette, poi l'ho lasciato lì perché ho fissato quei siti, quei blog, invece per queste cose preferisco i video. E quindi ci credevo un po' poco, l'ho lasciato lì. Quindi ho visto tutti fare successo da lui, da Zebda, da tutti gli altri. Ho visto tutti fare successo, però non è che sono rosico perché tanti sono più giovani di me, capisco, hanno una parlantina diversa e poi non mi posso mettere al pari di loro. Però con i videogiochi io non ho niente da imparare, nel senso che
conosco tutta la storia dell'evoluzione dei videogiochi, quindi dal 78 più o meno a adesso, 40 anni di videogiochi. Cioè, io usavo il Pong quando ero bambino, usavo il Pong a casa, c'era una scatoletta che vendevano. E tu lo attaccavi al televisore, andatevi a vedere su Google il Pong cos'è, se riesco ve lo posto qui. Cioè, schermo bianco e nero, per farvi capire, le due linee bianche, il tennis così, tic tic, cioè, noi ci divertivamo così. Oppure poi gli Space Invaders, noi li chiamavamo gli Uffetti, il gioco mitico di Space Invaders, potete vedere. Poi c'era Asteroids, poi nell'81 è comparso Donkey Kong. Io avevo 12 anni nei bar, quindi mi servivano monete, c'erano i miei amici che facevano impazzire le loro mamme con queste monete qui, e gli rubavano i soldi per giocare, cioè una cosa incredibile. A me piaceva molto il flipper. Quindi poi sono andati avanti perché i videogiochi, ho visto tutta l'evoluzione dei videogiochi, poi ho visto altri giochi famosi, Mario, Super Mario, poi c'è stato la console dei Mega Drive nel 90, tanto per arrivare anni dopo. No, veramente ho comprato il Commodore, no, il 60, 64 ce l'aveva un mio amico nel 1984 e costava sulle 800.000 lire, erano gran soldi. Io avevo il VIC-20 che faceva schifo, schifo di più. Poi c'era anche il Commodore 16 che era già un po' meglio, c'avevo il VIC-20 che era una schifo, poi ero anche scarso io. Quindi in breve vi ho detto un po' l'evoluzione dei videogiochi e non ho niente da imparare, nel senso che non perché sia esperto, perché sono scarso, infatti lo potete vedere quanto sono scarso nei videogiochi, perché gioco per divertirmi. Io poi mi ero impallato, vabbè, dopo negli anni 90 c'era il primo Sonic con Mega Drive, 92-93, poi nel 96 c'è stata proprio la svolta della prima PlayStation. Mi ricordo facevano la pubblicità nel 95, però io la comprai nel 96, la pagai 400.000 lire, erano soldi, erano i primi videogiochi 3D, praticamente 3D statico, poi c'erano anche i Tomb Raider, i primi, che era 3D un po' più reale, erano veramente belli, ci ho giocato per giorni, ore e ore, i miei che mi sentivano di là dall'altra strada, dicevo: "Dai, salta, troia!" Beh, mi la prendevo con Tomb Raider, povera Lara, perché a volte non saltava con il joypad. Poi Resident Evil, mi ero infatti il mio gioco preferito, anche se io dopo il 4 l'ho mollato perché non mi sono piaciuti più veramente. Non, dopo il 4 facevano schifo, secondo me. L'ultimo l'ho visto, il 7, ma non mi interessa. Prima persona, non. Cioè, i giochi in prima persona non mi sono mai piaciuti, solo che mi sono abituato un po' dopo aver visto ultimamente, vabbè, a parte Quake che sono stati i primi, però poi mi sono un po' divertito con Serious Sam quando giocavo a Zeb, sono un po' scaricato, mi sono divertito un po' così, ma sono scarso. Infatti anche a livello facile poi arriva un punto dove mi arrivano a frotte da tutte le parti, poi io non ho più le vostre, come si può dire, cioè la vostra velocità, la vostra, non ce la faccio, cioè non è che non ce la faccio perché sono vecchio, però quasi, cioè, sono lì che non ho più le vostre, come si può dire, e la vostra prontezza, quelle cose lì. Quindi poi gioco, però gioco per divertirmi. Tanti ragazzini poi magari mi mandano messaggi di un po' di merda, però li mando subito a fare il culo, e glielo dico: "Cioè, ragazzi, quando conoscevo i videogiochi io, tu sai dove eri tu? Eri nelle scorregge di tuo papà, eh? Cioè, nelle scorregge di tuo padre, quindi stare zitto con me." Quindi devo stare tutti, solo che io sono scarso, magari di acquisto. L'altra volta ho preso Rainbow Six, ma non mi piace tanto. Cioè, mi piace la grafica, come giocabilità, non è che mi preferisco Titanfall 2 che sto giocando, anche se sono scarso poi anche lì, perché poi alla fine arrivano a frotte anche a livello semplice. A me piacciono, vabbè, Max Payne veramente è sempre uno dei miei giochi preferiti. Sto giocando ancora al terzo, lo sto riprendendo da mesi perché mi diverte, anche se poi anche lì a livello facile poi non arrivano a frotte, io non ho più la prontezza. E gioco per divertirmi. Poi GTA lo commento anche, ogni tanto dico un po' di parolacce. GTA è un bel gioco, è pesante, però è veramente un bel gioco. L'unica cosa è un po' troppo violento, c'è un po' di violenza gratuita che non sono molto, forse che sono generazioni un po' più tranquille, un po' più. Quindi
Quindi è un po' troppo io, però come divertimento, a me piace andare in giro a sfracellare, come dico sempre, ai 300 all'ora nell'incrocio, andare cioè, a sfracellare con la polizia, a sparare, cioè, mi diverto troppo. Poi ultimamente beh, sto giocando a quelle lì, poi gioco ai giochi nel MAME, anni 80, sto giocando a poker online dove si spogliano poker ladies, era un gioco che c'era nei bar. Insomma, potrei stare qui a parlare ancora. Vabbè, comunque dopo il 96 uscì il PlayStation, le varie PlayStation 2, nel 2000, PlayStation 3, 4, io però non ho più comprate. Dopo il 2 mi sono fermato, avevo l'Xbox, la prima, poi il 360, poi non l'ho più acquistata. Ma comunque l'unica cosa che veramente non sopporto... Il fatto che devi giocare online praticamente perché devi iscriverti per forza, forse lo fanno, l'hanno fatto per la pirateria, non lo so, però comunque è una cosa che non mi piace. Cioè se io compro un gioco ci devo giocare in locale, non che tu devi, mi devo iscrivere con i dati, se non ho la linea non posso giocare. Vaffanculo, siete dei pezzi di merda, case dei giochi. Perché se io, ripeto, un gioco ci devo giocare in locale. Poi Max Payne 1 e 2 sono vecchi ormai, però ci ho giocato per anni. Max Payne 1 è uscito nel 2001, Max Payne 2 è uscito nel 2002, poi sono stati 100 anni fermi fino al 2013, 12 anni fermi, 11 anni fermi, però i primi due adesso non si può più giocare perché Bill Gates, mafioso, lì ha deciso che... Sì, subito quando c'era il Windows 2007, cos'era... Si poteva ancora giocare perché con delle patch, insomma, con delle cose poteva ancora giocare, però poi basta purtroppo, ci ho giocato per anni e mi sono divertito. Mi piacciono comunque i Max Payne, mi piacevano i Splinter Cell, mi piacevano molto i Splinter Cell, non ci ho più giocato, ero rimasto al Conviction, ci ho giocato i primi tre, poi Conviction mi sembra, non ricordo più. E poi Tomb Raider, mi piacciono tanto, l'ultimo devo ancora giocare, questa Legend, l'ultimo anniversary, 20 anni, non mi ricordo, vabbè, devo ancora giocarci appena posso. Poi mi piacevano anche i Ghost Recon, vi sto elencando più o meno i miei giochi, poi non è che l'ho seguito tanti altri, ad esempio il Call of Duty non ci ho mai giocato, mai, quindi dovrò forse comprarlo, adesso vediamo un po'. Però spero che non sia come Rainbow Six la giocabilità perché non mi piace Rainbow, ma deluso Rainbow Six. Non, beh, sono scarso anch'io, però non mi piace tanto. Tutti ci giocano, ragazzini, no? Bimbi mica, di Rainbow Six. Io ho fatto tre video così, però non riesco a giocarci. Entri dentro, ti sparano da dietro, sei morto. Cioè, veramente, non, ha ragione Zeb, è un gioco veramente di merda. Niente, il Clash Royale lì, Minecraft, ci ho giocato una volta. Cioè, ma ragazzi, ma che ho fatto a giocare a quel gioco di merda? È un gioco di merda. Minecraft è un gioco da bimbi mila spastici. Costruisci, fa schifo. Tutti fanno soldi, fanno bene. Non so, io ci ho giocato una volta, sono scarso io, però non è un gioco che... Cioè, lasciamo perdere. Ragazzi, seguitevi Max Payne 3, quelli sono giochi. No, la rumenta lì di Rainbow Six e di Minecraft. Clash Royale, non ho mai visto. Non so neanche se mi metto a giocare a quei giochi. Pare che sono 49, quindi mi ci vede a giocare a Clash Royale. Comunque, per quelli che fanno soldi, fanno bene. Cioè. Niente, ho detto un po' di tutto. Su Zeb mi fa ridere. Intanto faccio sempre l'imitazione perché mi fa ridere, sono rimasto ancora poi con il ventilatore, ragazzi. Hai comprato Zeb un ventilatore a 80 euro, me ne compravo 4. Cioè, non... però comunque il video lì mi ha divertito. Poi seguivo anche altri YouTuber, comunque bravi. E niente, a me non piacciono i canali dove sono aperti proprio per fare dissing flame, come si chiamano queste cose qua. Non è che mi piace tanto, non mi piacciono queste cose qua in generale. Chi fa il dissing flame, questo sono stronzate da ciatelle, da portinaie, cioè non, ma smettetela questa cagata. So che fate soldi perché avete visualizzazioni dagli imbecilli haters, coglioni.
però sono cose da ciatelle, da bambini, cioè uno dice l'altro, l'altro dice l'altro. Una cagata, ragazzi, poi non è che voglio fare il prete della situazione, fatto come cacchio, però secondo me è una cagata, sono cagati da portinaio, perché se ce l'ho il telefono gli dico guarda, mi hai detto così, cioè, non la risolvo, cioè, senza prendere ammazzate, però non so, vabbè. Quindi niente, volevo dire la mia su queste cose qui, non mi piace parlare di un argomento solo, mi piace divulgarmi come avete visto, e parlare tanto, fare video, devo ancora imparare a fare le live perché ho una linea che fa schifo, quindi non ci ho ancora provato, a parte che devo ancora riuscire a imparare bene perché non sono neanche capace io, però c'ho una linea che fa schifo, non so se mi conviene. Non so se riesco a farle, però vedremo. E più tardi mi metterò lì a registrare ancora qualcosa di GTA, anche se non andrà più, ma ne sbatto le palle perché è una cosa che mi diverte. Ieri ho fatto un video su Max Payne, un gameplay su Max Payne, però non l'ho commentato. Non commento solo GTA per adesso. Poi vediamo il FIFA, cioè il 2017, ma vediamo appena posso se posso prendermi gli altri. Call of Duty, vediamo un attimo, spero che mi piaccia perché se spendo i soldi come l'ho trovato su Steam che faceva schifo con Rainbow Six di merda, ma solo 38 euro che fa schifo, lasciamo perdere. E niente, ci sentiremo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi sempre di più, cliccate sul like se volete, andatevi a vedere i miei quadri, i miei dipinti, la mia musica, ho fatto un sacco di cose, io dovrei avere 100.000 iscritti a quest'ora, no, così pochi, comunque. Ho fatto video sul lotto, faccio sempre video sul lotto, stasera c'è l'estrazione, vediamo un attimo cosa uscirà. E ci sentiamo al prossimo video, vi saluto, vi ringrazio, andatevi a vedere tutto quello che faccio, le playlist, tutto. Io dovrò avere 100.000, 200.000 iscritti, ragazzi, no, questa gente qua che sono dementi. Andatevi a vedere i miei dipinti. Però non è che voglio tirarmela, però ve lo dico così, però è così la realtà. Come quello che ha i capelli lunghi, dicevo, oh, cagate, c'ha un milione di iscritti, non posso fare i nomi. E vabbè, lasciamo perdere. Quindi niente, ah, i biglietti da visita li ho fatti l'altra volta, questi sono i miei biglietti da visita. Questi sono i miei dipinti, quelli che faccio, si vede. In Star Trek. E potete vedere i dipinti che faccio su Instagram e Facebook, John Art Gallery, Gianfranco Sini, mi chiamo tutti John comunque dalla nascita, poi lo spiegherò anche nel libro perché ho scritto due o tre libri, il primo è a posto, gli altri sono ancora da correggere, però il primo si chiama Il mondo di metallo, poi farò una presentazione qui e un'altra forse in libreria appena posso. E niente, vabbè, ci sentiamo, vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi sempre di più a Frotte, perché YouTube mi piace, voglio che diventi il mio lavoro, perché mi piace, mi do da fare, faccio un sacco di video, e più video al giorno, quindi da YouTube devo essere però pagato di più, perché se no mi incazzo veramente. Ci sentiamo ragazzi, oggi ho parlato fin troppo. Vi saluto, vi ringrazio, cliccate sul like, iscrivetevi, fate quello che volete, ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao, grazie.